Don, what you think about the show here in Sicily? You came all the way from Ireland, it's a long way, and what you think about the show? You reckon it's going to be improved? Oh, of course. Of course it's going to be improved. I'm very happy to be here, and thanks to Francesco and the organization for getting us here. And yeah, this show can only get better and better, and I'm delighted to be here and part of it. So yeah, it's fantastic. Abbiamo anche qualche presenza spagnola, un boss del Painter, Jordi. Ciao Francesco, ciao Sicilia, ciao Italia. Hola. Come stai? Io sto bene, perché te ne pare dell'evento? De pare dell'evento, lo parlo in spagnolo. Lo che mi gusta más dell'evento es aver podido estar y estar con grandes personas, grandes amigos en una tierra que nos ha hecho o nos ha acogido de una forma tremenda. Y decir que esto es el primer paso para un gran futuro, a un gran evento en la Sicilia de la Italia. We'll be right back.
dice no, ma lascia perdere, vero? Ma poi ho trovato aiuto e tu sai che io sono testone, quando decido una cosa non c'è più niente da fare, allora siamo qua. Allora lui è testardo, quindi in due mesi ha messo insieme tutto questo, insieme ovviamente a tutti gli amici che l'hanno sostenuto, gli sponsor, gli enti locali, l'amico Nuccio, tutti quanti, sono formidabili. Nino, Enzo, Dingo Busters, c'è Gianni Caronte con tutti gli amici, ospiti internazionali, Battistini, Scott Persson, Troni. Che hanno partecipato tutti ai mondiali di Essen, gente vittoriosa, castorizzatori di professione, conosciutissimi. Nell'arco di due mesi ha messo insieme tutto questo, siamo veramente tanti, l'area è enorme, quindi non si riesce ad apprezzare al meglio, ma siamo veramente tanti. Siete arrivati oggi a un orario in cui ci ha dato tra i quel clima e il sole, perché oggi qua c'è il solleone, è fantastico. La prima edizione, per essere una prima edizione, secondo me ci sono tutti i presupposti per fare qualcosa di più in futuro, farlo meglio, farlo crescere, e penso che siate tutti d'accordo, è vero? Allora, abbiamo fatto un bike show con una top 10 e un best of show, e io ho dato il mio piccolo contributo per decidere quali fossero le moto. C'è una classifica in ordine, non per importanza, cioè sono tutti vincitori, le moto andavano premiate tutte. Dobbiamo sempre scegliere, quindi ci sarà sempre qualcuno che dirà, eccetera, però è così, è uno sporco lavoro, ma qualcuno deve pur fare. E poi lascerò a loro premiare il best of show, e quindi poi ci sono le ragazze che ci aiuteranno a dare i premi, possiamo cominciare. Certo. Iniziamo con, mi pare che in classifica abbiamo 10 moto. 10 moto, e io chiamerei il primo Antonino Bartuccio con un Intruder. Da Cosenza Frank's Garage, che quello col suo sposterino, il suo bel fatto in casa anche lui. Allora chiamiamo Antonio Racca col suo sposterino da Catania. Antonio! L'abbiamo vista la Rocker sempre di Antonio, da Ragusa, è vero? Se mi pare che sia Antonio, General Lì. La bagger Antonio da Messina, non Antonello, lo premia Enzo Ciancio di Inglorious Bastard Childers, cortesemente che venga qua sul palco. Giusto, Lorenzo. Victor Palada, c'è Victor? Victor Palada! Victor, dove stai? Chiamiamo sul palco per la quarta posizione i ragazzi di Bike House di Marsala. Dove stanno? Ezio? Look di San Filippo del Mela, e vedere il premio Saraceni. Lo premierà Kate Persson, il premiato è Gabriele Steel Custom. Ne premiamo un altro, premiamo The Beast of Show. Peppe Tabone.
speriamo che l'anno prossimo sarà ancora migliore. Ci vuole tempo e ci vuole denaro e per fare cose belle, e questo porterà molto turismo qui a Sicilia.